Prima della epica battaglia con la strega. Come ti permetti? Prima di Herobrine. Prima di questa fantastica intro. Prima di Gabby 16 bit. Lui dov'era? Ehi, ciao ragazzi, come state? Ma benvenuti, benvenuti. Ma guardate qui, benvenuti nella mia umile dimora. Ah, sì, ragazzi, questo è un mondo hardcore e abbiamo molto da fare. Sono alla ricerca della verità, sono alla ricerca di avventura, sono alla ricerca di quell'isola, ad esempio. Quella cavolo di isola, devo scoprire cosa contiene. Insomma, il mio viaggio inizia adesso. Mi presento, il mio nome è iCube52, conosciuto anche come Gabby16bit. E niente, mi trovo in viaggio, sto cercando alcune cose che vi spiegherò strada facendo. Ma intanto vi mostro una cosetta, guardate qua! Le mie belle gallinelle! Però c'è una gallina un po' strana. Questa gallina è un po' strana, vedete? Dove vado io? Va anche lei! Credo che voglia farmi del male. Facciamogli un test, vediamo se è una gallina normale. No! Avete sentito? Questo non è un verso da gallina normale. Fammi vedere. Vedi? Ah! Lo sapevo! Lo sapevo! È una di quelle dannate galline demoniache. Le dannate galline demoniache. Però danno comunque del buonissimo pollo. Ok, ho messo anche un po' di ferro a cucinare. Benissimo, questo ci servirà. Ok, voi fate le brave, esatto, continuate a darmi uova, perfetto, devo prenderne delle altre. Anzi ragazzi, credo che devo trovare una casa un po' migliore, questa fa un po' schifiafo. E allora la prima cosa che dovremo fare quest'oggi è 1. Andare sopra quell'isola. 2. Farci una casa. Anzi, forse è meglio 1. Farci una casa. 2. Andare su quell'isola, perché non credo di essere abbastanza potente. Mi sono stanziato in questo posto perché vedete questo? Questo è un bonfire. Questo ci permetterà di raggiungere l'isola, secondo me, perché c'è scritto isola appunto. Quindi credo sia un teletrasporto per andare lì, ma non posso andare adesso. Prima devo assolutamente farmi una dannata casa. E la faremo qui, in questo terreno pianeggiante che ho preparato per noi. Ok, quindi cosa facciamo adesso? Beh, è molto semplice. Andiamo a prenderci il legno necessario per farci la più bella casa che io possa farmi. Senza la legna non posso fare niente che ci possa essere utile. E poi ragazzi, ve lo ricordo, questo è un mondo pericoloso. Durante il mio viaggio ho visto strani mostri, mostri mai visti. Mi sa che mi sono spinto veramente lontano. Io una volta mi ricordavo che c'erano soltanto i maiali, gli Enderman, che non sono neanche tanto normali. Ma quello che ho visto in questo mondo, oh, è molto peggio. Lo vedrete con i vostri occhi. Ma intanto cerchiamo di procurarci tutti i materiali possibili per farci la miglior casa che possiamo fare. Ah, perfetto. Guardate quanta legna, signori. Perfetto, possiamo iniziare a fare una bellissima casa. Prima di tutto credo che raderò al suolo questa stupida casa di fango e schitto. Non mi serve più e andiamo a farci una casa molto più bella sopra. Ah, benissimo, che libertà. Ok, iniziamo da qui allora, signori. Iniziamo da qui. Allora, voglio fare una bella piattaforma 11x11. Dobbiamo iniziare da qui. Voglio anche fare una cosa bella ottimizzata per poter fare dei campi, delle piantagioni e anche dell'allevamento. Quindi deve essere una casa molto ottimizzata. Abbiamo un bel quadrato. Ora su questo quadrato voglio fare 3 blocchi qua, che questi sono i blocchi della coltivazione. Qua andremo a coltivare tutto il pane, perché se vogliamo sopravvivere ho bisogno di cibo, dannazione. Certo che sì. Penso che mi farò un'altra crafting table da mettere qui, dato che ci sarà utile per il lavoro. Perfetto. Ecco, facciamoci una bellissima zappa. E qua potrò piantarci i semi. Quindi adesso devo andare a raccogliere un po' di semi, ragazzi. Andiamo un po' a prendere dei semi, perché così possiamo sopravvivere. Purtroppo non ho pane infinito e il pane credo sia la cosa migliore per iniziare. Quindi prendiamoci alcuni semi per poter sopravvivere un pochettino. Mamma mia. Non so, credo che ho già fatto queste cose o in una vita passata o in una vita futura. Non lo so, ragazzi, non so dirvelo. Ma sento di aver già fatto una casa del genere. Mi sento come se fossi anche stato potente in un'epoca remota o in un'epoca futura.
Non so dirvelo, però so che devo prendere tanti semi. Direi che ci siamo. Ora posso subito piantare tutti questi bellissimi semini, sperando che non si inasprisca il terreno. Dimmi di no. Ti prego, dimmi di no. Ti prego, dimmi di no. Credo che vada bene. Ok, perfetto. Fammene mettere due anche qui. Perfetto. Ora devo andare avanti, che devo fare delle scale. Ok, per fortuna mi ricordo come si fanno, perché questo luogo, ve lo dico io, sarà bellissimo. Non avrete mai visto una casa così bella. Quindi 1, 2, 3. La cosa bella è che adesso qui non ci fermiamo, ma questa piattaforma ne farò tantissime, una sopra l'altra. Voglio espandere e andare in alto, in modo che i nemici dall'alto non mi possano attaccare, perché arriveranno assalti al villaggio, me lo sento. Facciamo un po' di slab. Guardate, cioè guardate, sto andando avanti con questa casa. Voglio che sia veramente una casa molto funzionale, come ho detto. Infatti questa è una stalla. Sì, sto già facendo la stalla, perché so già che andrò a prendere dei cavalli. Guardate che furbizia, che furbizia che sono. Per fare la stalla devo fare anche un gazebo sopra. Insomma, c'è molto lavoro da fare, non so se riuscirò a farlo tutto oggi, ma più o meno questa è l'idea. Intanto chiudiamo tutto qui. Mamma mia che bravi. Qua ci andremo a mettere dentro poi i cavalli. Per fare questa casa servono parecchi materiali. Sono almeno tipo 2 orette che sto costruendo sta casa. E non scherzo, io ho solo fatto questo. Che, per carità, è veramente il mio pupillo, eh. Questo è mio figlio. Voglio dire, sangue del mio sangue, legna della mia legna, roba della mia roba. Ok, devo prendere però tanta legna, tanta. Guardate quel maiale. Hello, signor maiale. Hello, ho bisogno anche delle bistecche ogni tanto. Scusi, signor maiale. Scusi, signor maiale, scusi. Perfetto, mi ha dato delle bistecche. E qua c'è anche una caverna. Oh, ci sono già delle torce? Non mi ricordavo di essere andato qui. Andiamo a controllare, ok, ragazzi. Andiamo un attimo a controllare. Così prendiamo anche il ferro, che devo farmi un'armatura di ferro. Cioè, in hardcore bisogna assolutamente farci un'armatura di ferro. Assolutamente. Wow! C'è qualcuno! C'è qualcuno qui! Ma salve! Archeologo! È un archeologo! Ok, per 2 smeraldi mi dà 5 ossa. Per 11 ossa uno smeraldo. Per 16 smeraldi un diamante! Oh signore! Ok, molto buono. E anche il suo fantastico cappello. E qui che cos'hai? Perfetto! Ho già alcuni diamanti, ben 4. Questi mi servono. Già è d'inizio gioco e abbiamo 4 diamanti. E 6 smeraldi e... uno scoreggione? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cosa tenevi in chest? Oh oh. No, non mi dire che... cosa ho fatto? Perché ho sentito una scureggia? No! No, ragazzi, ogni volta che premo shift... oh, no, mi sono maledetto il mondo di Minecraft con le scoregge! Perché? Fammi sentire... ecco, ecco, perfetto. E ora come la levo sta roba? Come la levo, signor Villico? Me lo dica! Mannaggia! Oh oh, c'è qualcuno che ci sta spiando. Signor Villager, qualsiasi cosa faccia, non apra quella porta. Non ap- le rubo il letto per quello che mi ha fatto. Le rubo il letto, così lo mettiamo a casa mia. Ok, e mi rubo anche la sua chest. Mi rubo tutto e faccio anche entrare il creeper. Perché vieni da me? Volevo che andassi dal signor Villico. Oh cacchio. Ok, 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 ok. No, no, oggi è la giornata internazionale del non explosion day. Ok, no explosion day today. Non explosion day oggi. Nessuna esplosione. Ok, dai, abbiamo trovato dei diamanti. Abbiamo trovato un sacco di roba, perfettissimo. Wow. E questo che cos'è? Cos'è sta roba? Non posso spaccarlo. Cioè, è una roba stranissima sugli altri. Scusatemi. Ah, qui ce l'avevo. Però mi dà 6 attack speed. È un artefatto. Ok, a scambio di scoregge posso attaccare i nemici più velocemente. Ok, scorreggerò in battaglia se devo. Aug, Gabi potente. Allora, andiamo qua in miniera. C'è altro ferro che non ho preso. C'è parecchio ferro in sta miniera. Voi fate le brave, brave che state producendo materiale. Ok, allora, facciamoci intanto sto corpetto. Benissimo. Ok, questo tra poco me lo metto. Cosa posso buttare? Questa qua la butto. Ok, perfetto, perfetto. Dai ragazzi. Perfetto, ok. Ora se riesco mi faccio anche il caschetto.
Benissimo, benissimo, quasi full ferro, boys. Quasi full ferro. Ok, ok, benissimo. Ora possiamo andare su quell'isola, credo. Perché non mi fidavo. Ma prima di andare voglio fare anche fuori una strana mucca che ho visto qui. Venga qua, mucca gialla strana. Mucca piscio. Mucca piscio. Cosa vuole? Mucca vaniglia, vaniglia, ciocco, ciocco, vaniglia. È la mucca. Non aveva niente. E allora a questo punto andiamo a vedere cosa c'è lì sopra. Isola. Sì, ok, sono sull'isola. Oh, guarda, sto rimbalzando. Posso usarlo per creare dei rimbalzini. Perfetto. E questa cos'è? Tipo sembra amarena. Mi mangio della buonissima amarena qua. Quest'isola ha anche un albero stranissimo. Un albero di slime. Carinissimo. Ok, se vogliamo fare una cosa simpatica con gli slime possiamo anche farla. Va bene, buttiamoci. Frega niente. Sapete cosa possiamo fare? C'ho un'idea assurda. Allora, vi mostro subito. Vedete qua cosa sto facendo? Questo è un portale che ho scoperto. Cosa ci fa? Allora, stiamo attenti. Eccoci qua. Facciamoci un po' di frame. Non so se ci bastano. Però, ecco, abbiamo quasi fatto. Benissimo. Mi serve un'altra freccia. Ok. Mettiamoci il legno attorno. Altri 4. E chiudiamolo. Ok, ora ci serve flint and steel. Non ho della flint and steel. Devo trovare della gravel. Eccola qua, l'avevo vista, era proprio qua. Dai, sii generosa, brava, grazie. Perfetto, perfetto, abbiamo ottenuto quello che volevo, flint and steel. Più facile di così, si muore. Speriamo di no, dato che sono in hardcore. E fuoco sia! Ok, eccolo qua il portale. Allora, stiamo molto attenti. Stiamo molto molto attenti. Questa è una dimensione pericolosa. Proprio una rapida, piccola occhiata. In questa dimensione è perennemente notte. Stiamo molto attenti. In questa dimensione possiamo lottare un botto. Ma anche ci sono un sacco di nemici pieni di armature. Aiuto! Aiuto! Ok, salve signor zombie. Salve. Alle spalle, venga qua. Oh, non mi attaccano. Ah no, mi attaccano e anche fanno male. Santo cielo. C'è la gallina killer. Guarda che veloce. Guardate sta gallina. No vabbè. No vabbè. No. Si teletrasporta, è assurda. Io non credo che posso sopravvivere. Credo che abbiamo fatto molto male ad andare in questa dimensione. Ok, forse è meglio mettere una torcia sulla seconda mano, così vediamo. Venga qua. Ecco, abbrustolisciti. Abbrustolisciti, schifozza. Questi fornaci golem mi sembrano un po' cattivelli. Forse sono neutrali. Forse sono neutrali. Sì, sì, sono neutrali. Mi sa che sono amici questi. Aiutatemi contro il creeper. Aiutatemi. Dateli bot. Bravissimi. Bravi. Ce la fate a farmi fuori il creeper. L'hardcore non perdona. L'hardcore non perdona. Io ho paura solo di colpire uno di quei casi. Oh, caspita. Perfetto. No. Ok, però è utile per farmarsi. È veramente utile per farmarsi. Ci sono anche Enderman, quindi potrei anche prendere Ender Pearls. E questa cos'è? Ci sono anche degli strani maghi. Però non mi sento confidente a stare qui per troppo tempo. Quindi vediamo se riusciamo a tornare a casa. C'è uno scheletro. No. Volevo soltanto dargli un'occhiata. È stata la curiosità. Perfetto. Oh, ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, dovremmo toglierlo. Dovremmo chiuderlo il portale. Ma credo che finché è chiuso così non dovrebbe essere un problema per ora. Prima di concludere potremo andare ancora un po' all'avventura. Quindi fatemi andare qui e vediamo un po' che riusciamo a scoprire, se c'è qualcosa di interessante. Ullala, come immaginavo! C'è una struttura generata casualmente. Vediamo un po' che riusciamo a farci. Ok, sì. Aia. Non so se distruggere, c'è qualcosa qui sotto? No, non c'è niente. Sono dei villager, zombie villager sono? Ma a parte che di giorno non possono spawnare. Quindi mi credo sia uno zombie villager, credo. Ok. Anche una testa di scheletro, carina. Questa la posso usare per decorazione. Ok, me lo tengo perché potremmo farci delle farm, eh? Quindi non lo distruggo solo per quello. Oh, un'altra struttura. Questo credo sia un pozzo. Se mai ci servirà acqua,
Ci abbiamo un pozzo. Nelle immediate vicinanze purtroppo non ho trovato molte altre strutture. A questo punto direi che possiamo andare avanti con la casa. Magari la finisco quasi del tutto oggi, così almeno stiamo un po' tranquilli per stanotte. E andiamo avanti, signori. Allora, ho ancora un po' di fence. Bene. Ok, qua posso già chiudere tutto così. Benissimo. Qua potrei farmi una porta, quindi andiamo qua nel crafting table. Andiamo a farci una porta così. Guarda che bella. Ok. Ecco, la porta della casa, perché questa poi sarà la nostra casa. Ok, qui possiamo anche chiudere, credo. Penso che vada bene così. Ok, chiudiamo tutto. Ok, guardate che sta venendo veramente bella la casa. Ok, ok, qua potrò chiudere perché sarà una stalla per cavalli o altre cose. Devo ancora decidere. Ok, ragazzi, è arrivata notte. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro. A me sta piacendo. Sta venendo su. Oh, occhio. Oh, salve. Ho un po' di visite qua. Volevo un attimino andare avanti con le... Salve, signori creeper. Salve. Vi chiudo. Mannaggia a voi. Vi chiudo tutti. Anzi, ho pure sbagliato perché devo chiudere più avanti. Qua devo metterci dell'erba. Penso che forse è meglio dormire. Anche se mi sa che non posso ancora. Mannaggia. Guarda, di notte diventa un po' difficile. Di notte diventa un po' difficile. Ed è per questo che mi sono fatto la casa in alto. E ho fatto bene. E ho fatto veramente bene. Mettiamo il letto qui e dormiamo. Ah, posso dormire? Forse perché sono in alto. Oh, così torna giorno e siamo a posto. E bruciate tutti male. Bruciate tutti male. Così posso raccogliere tutto il loro loot. Bene. Ragazzi, penso che per oggi mi fermo qua. Se avete mod da consigliarmi, link in descrizione. Ma per oggi io dai, mi fermo. Abbiamo settato lo spawn, la casa è quasi fatta. Qua infatti adesso dobbiamo chiudere tutto, fare una bellissima casa. E penso che verrà qualcosa di veramente carino. La vedrete meglio nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio finiamo tutto. Vi ringrazio intanto per aver guardato questo. E noi ci becchiamo al prossimo episodio di Minecraft Hardcore Zero. Hero.